Angelo Palladino, presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, il primo albero monumentale del Vallo di Diano e questo bellissimo olivo a Sala Consilina. Come mai questa iniziativa oggi? Oggi è la giornata nazionale degli alberi riconosciuta dalla legge. La legge 10 del 2013 prevede che ogni anno il 21 di novembre tutti i comuni dovrebbero festeggiare, anzi io dico devono festeggiare l'albero. L'albero che è un patrimonio della comunità, è un patrimonio che ha valenza ambientale, paesaggistica, storica e culturale. Questo è un albero che ha dai 4 ai 500 anni, è un ulivo secolare splendido, bellissimo, a merito del titolare del terreno non averlo abbattuto, e deve essere valorizzato perché è un orgoglio del paese e tutti dovremmo fare il nostro meglio per valorizzare questo patrimonio, perché non solo è un patrimonio monumentale da 500 anni che sta qui, storico-culturale perché qua c'è la storia di una città, c'è la storia di una comunità, e poi perché dal punto di vista ambientale è un albero che ha una chioma di oltre 60 metri quadrati, rappresenta un patrimonio ambientale perché non solo è protezione per gli uccelli e per la fauna, ma rappresenta anche un importante elemento di depurazione dell'aria e di produzione di ossigeno. Io vorrei che tutti i sindaci dall'anno prossimo stabilissero che il 21 di novembre si festeggia gli alberi, non si tagliano gli alberi, questo è un messaggio che io lancio, non si possono tagliare gli alberi monumentali, gli alberi dopo una certa età vanno curati come le persone anziane vanno curate, e l'albero deve rappresentare per tutti noi un orgoglio. Io ho registrato a Sala Consilina e anche altrove che invece si è voluto abbattere un certo numero di alberi, io dico in maniera ingiustificata, questo è un sacrilegio, oltre che è contro la legge, perché la legge prevede che ci sia un divieto assoluto di abbattimento degli alberi e ci sia di contro una valorizzazione del patrimonio boschivo. La leggenda dell'albero è che uno che vuole abbattere quest'albero, si dice che c'è un tesoro sotto, e chi tocca l'albero e il tesoro muore. Quindi non si tocca. Non si tocca per nessun motivo. Io sono orgoglioso di tenere, ma l'ho anche protetto negli anni passati, di tenere quest'albero, e perciò non l'ho abbattuto mai, perché mi sembrava una cosa indecente. È un albero secolare che io sono orgoglioso di essere proprietario.